Amici dello Zoccolo Duro Pomeridiano, buon pomeriggio, lo so che stasera abbiamo la partita più importante dell'anno, Coppa Italia con la Juventus, ma vi devo parlare di Arnaud, perché sapete che questo canale è intellettualmente onesto e quindi prima cosa portiamo avanti l'onestà e poi portiamo avanti il resto. Quindi vi devo dire quello che è successo. Oggi ci sono purtroppo cattive notizie e ve le devo dare, così come vi do le buone notizie vi devo dare le cattive notizie, perché sapete che io non è che lavoro o ho le fonti delle fonti delle fonti. Vi dico quello che succede qua a Milano, essendo tassista sento tante persone, conosco tante persone e quindi vi dico quello che succede. Allora, faccio un piccolo preambolo. Partiamo dalla storia di Gianluca D'Avanzo. Non so chi ieri di voi l'ha sentita sta storia qua. Tra l'altro mi hanno detto che ho denigrato altri youtuber che hanno portato avanti questa storia. Cioè, c'è uno youtuber che ha portato questa storia. Intanto io non l'ho denigrato e non mi permetto mai di denigrare nessuno. Partiamo da questo presupposto. Anzi, ottimo che fa un lavoro e porta notizie nuove in modo tale da poterle andare a verificare e poterle controllare, quindi assolutamente non mi permetto di denigrare nessuno, tantomeno i fratelli rossoneri. Questo ci tenevo a specificarlo. Detto questo, io ho fatto una brevissima ricerca di questo Gianluca D'Avanzo e tolto LinkedIn, che ragazzi, se voglio io oggi mi apro un LinkedIn dove io sono un supereroe della Marvel e lo lascio là. Cioè LinkedIn, un profilo LinkedIn lo può aprire chiunque e ci può scrivere quello che gli pare nel profilo LinkedIn. Tra l'altro non c'è manco la foto, ok? Quindi, detto questo, tolto il profilo LinkedIn, io questa cosa che Gianluca D'Avanzo lavori sia per il Milan che sia per il gruppo LVMH di Louis Vuitton, io non l'ho trovata da nessuna parte. Ho provato a fare delle ricerche su Teglio, ho provato a fare delle ricerche, ho trovato che c'è questo Zoppa che dovrebbe essere l'amministratore delegato di Teglio, ma non ho trovato nessuna conferma su Gianluca D'Avanzo. Questo non vuol dire che non è vero, non vuol dire che non è vero. Io vi dico solo che è una notizia, secondo me, da verificare. Al momento io non sono riuscito a verificarla, quindi io ve la metto lì come una notizia non verificata da me. Ci saranno altri che la verificheranno. Io non vi posso dare la certezza su questo. Quello su cui invece vi posso dare la certezza, che è la cattiva notizia di oggi, che io stamattina ho portato qua nel taxi, per chi ancora non l'ha capito, questo è un taxi, guarda. La scritta, la vedi? La scritta taxi. Ecco, questo è un taxi, quindi per chi ancora non l'ha capito, perché ancora me lo chiedono, ma che lavoro fai? Non lo vedi che sono nel taxi, ho il tassametro, ho la radio che suona. La mattina faccio il tassista, no? Quindi che notizie ho da tassista? Non è che ho le notizie perché sono io l'amministratore delegato, però porto un sacco di persone che contano. E stamattina, guarda caso, ho portato un dirigente molto importante, non lo so se era l'amministratore delegato, se era un consigliere, perché non gliel'ho chiesto direttamente, però l'ho preso al Palace, l'ho portato in una delle sedi di uno dei gruppi di Louis Vuitton. Non faccio nomi, però tipo inizia con una bevanda e finisce con un nome di una città, giusto per farvi capire che brand si tratta, chi vuole capire capisca. E questo qua era uno, non ti dico che lui parlava direttamente con Arnaud, ma vi dico che da come parlava era uno molto 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 importante del gruppo e l'ho portato proprio lì nella sede del gruppo. E lui mi ha detto, purtroppo ragazzi, mi ha detto che non c'è nessuna, non è che mi ha detto forse, non lo so, no, ma ha detto che non c'è nessuna possibilità che Arnaud prenda il Milan. Ragazzi, ve lo devo dire, così come quando ho avuto degli azionisti importanti che mi hanno detto che era tutto fatto, questo qui che mi ha detto che non c'è nessuna possibilità, io ve lo devo dire che mi ha detto così, perché io sono onesto intellettualmente. Mi spiace portare brutte notizie proprio oggi che abbiamo sta partita importante, però ragazzi, vi devo riportare le notizie che ho, non è che ve ne posso portare altre. E mi ha fatto anche un discorso
questa è ancora la cosa più grave, che ci può anche stare il discorso che mi ha fatto. Che discorso mi ha fatto? Praticamente mi ha detto, a parte che non c'è nessuna possibilità, l'ha smentito anche Arnaud, vabbè, queste le sapevamo, queste cose, no? Mi ha detto, ma scusami, secondo te, perché un colosso come Arnaud dovrebbe prendere una società di calcio? E non è una questione di Milan, è questione proprio di società di calcio, perché le società di calcio a livello borsistico sono molto fluttuabili, e dipendono molto da tanti fattori. Cioè, ti faccio un esempio: metti che un tifoso di quella squadra di calcio fa una cavolata, fa esplodere una bomba, si lega, non lo so, fa una cavolata, oppure la squadra vende un giocatore importante, faccio un esempio, no? Il titolo in borsa di tutto il gruppo avrebbe un'oscillazione molto pesante, e quelli sono soldi pesanti, non è che parliamo di quattro spiccioli, parliamo di soldi pesanti. Quindi perché un colosso e un gruppo come Arnaud dovrebbe acquistare una squadra di calcio e mettersi questo rischio in casa? E non è completamente sbagliato a livello finanziario questo discorso, eh? Non è tanto sbagliato. È anche vero che allo stesso modo come tu puoi avere dei contraccolpi negativi, perché poi bisogna vedere tutte le due facce della medaglia, è vero anche che tu puoi avere i contraccolpi positivi. Quindi magari in un momento dove il gruppo ha una flessione, tipo adesso del coronavirus, dove tutta la borsa scende, eccetera, 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 magari l'acquisto di un giocatore top potrebbe riportare le azioni un po' più su, capisci? Allo stesso, oppure una vittoria importante, cioè capisci che ci può essere la parte brutta della medaglia, ma anche la parte positiva. Detto questo, un colosso come Arnaud non ha bisogno di queste fluttuazioni, preferisce rimanere più stabile, che è una garanzia maggiore per loro. Quindi, ragazzi miei, questa era la cattiva notizia. E quindi io poi cosa gli ho chiesto? Cosa gli ho chiesto a questa persona molto importante? Gli ho chiesto, ma scusami, se non dovesse comprare il Milan, secondo questo discorso che stai facendo, che ci può anche stare. Allora, io rimango dell'idea che Arnaud ci compra, eh? Cioè, partiamo da questo presupposto, perché ad oggi sono più le persone che mi hanno detto sì che le persone che mi hanno detto no. Però questo è quello che mi hanno detto oggi, io ve lo riporto. Io ho chiesto, se non ci dovesse comprare, non può essere che Arnaud ci faccia da sponsor, come fa Emirates, magari, non lo so, dà il nome allo stadio, o comunque faccia parte proprio di una cosa di questo tipo, come ha fatto recentemente in NBA, tra l'altro, no? Lui mi ha detto, guarda, l'NBA è vista a livello internazionale da tutto il mondo, molto più del calcio, dagli indiani, dai neri d'America e da quelle persone che comunque sono importanti per il nostro brand. Cioè lui parlava proprio così, per il nostro brand, cioè per farti capire il livello della persona con cui stavo parlando, no? E quindi aveva un senso strategico andare a fare questa collaborazione in NBA che hanno fatto. Col Milan non so se potrebbe avere lo stesso effetto. Ad oggi ti direi secondo me no, però questa è una cosa che ci può stare, è una cosa che ci può stare, mi ha detto. Quindi per quanto riguarda l'acquisto del club, per lui ha detto no. Poi mi fa, oh, poi domani magari compra, quello non è che decido io, no? Fa, poi magari quello domani compra ed è finita tutta, cosa che io spero ovviamente. Quindi ragazzuoli, queste sono le news. Come ogni giorno mi chiedete news su Arnaud, purtroppo ci sono queste cattive notizie, però non tutto è perduto. Come non ci dobbiamo esaltare quando arrivano i sì, non ci dobbiamo demoralizzare quando arrivano i no. Entro maggio scopriremo la verità. Io sono sempre positivo e ottimista perché il Milan comunque verrà acquistato da un brand importante. Spero Arnaud. Vedremo se si farà sfuggire di mano questa occasione oppure no. Vedremo. Per ora ve saluti, ci vediamo stasera poi post partita. Mi raccomando, forza Milan, pensiamo alla Juve, ad Arnaud ci pensiamo domani. Ciao belli.
Forza Milan, forza Arnaud, noi ti aspettiamo lo stesso, dai!